Il tema che oggi si è discusso è molto semplice. La strategia energetica nazionale predisposta l'anno scorso indica degli obiettivi al 2030 in termini di sviluppo delle rinnovabili, del peso delle rinnovabili sulle fonti energetiche del paese, sviluppo dell'ordine dei 5 gigawatt all'anno. Ad oggi quello che sta succedendo è che i livelli reali di investimenti in rinnovabili o in capacità produttiva di rinnovabili viaggiano a un sesto, settimo, un ottavo di quanto previsto. Allora, la questione è come noi possiamo colmare questo gap, come noi possiamo effettivamente far sì che nel nostro paese si raggiungano questi livelli di investimento, appunto dell'ordine, che vuol dire accelerare significativamente il passo. Allora, la discussione oggi ruotata intorno alle azioni che possono essere messe in campo a tal fine. A me sembra che ci siano tre o quattro punti che vale la pena menzionare. Il primo è che oggi, con lo sviluppo delle rinnovabili, con lo sviluppo della generazione distribuita, eccetera, le logiche di strategia e di pianificazione energetica nazionale debbano cambiare prospettiva. Non sia più logico pensare a un approccio top-down, cioè dal centro del governo al territorio, ma un approccio esattamente opposto, cioè che parta da ciò che il territorio può fare o vuole fare in termini di installazioni rinnovabili e si arrivi in questo modo, in una logica bottom-up, a definire una strategia complessiva. Perché oggi, senza l'accordo dei territori, la nuova capacità che serve, non verrà mai installata. Allora si apre quindi un tema molto, diverso, dove la SEN non ha detto neanche una parola, che è proprio quello del coinvolgimento degli enti locali, del coinvolgimento delle regioni, eccetera, le quali devono porsi degli obiettivi. E si è aperta la discussione sulle modalità, su quello che in qualche misura si sta facendo e su quello che si potrebbe fare anche in misura superiore. Un secondo tema molto interessante e rilevante è quello del revamping o del repowering, oppure dell'integral reconstruction, cioè che se ne fa degli impianti fotovoltaici, eolici, che stanno diventando vecchi e che quindi sono meno efficienti, o addirittura hanno, insomma, un calo delle performance rilevanti? E alla domanda si può rispondere in tanti modi, con degli interventi parziali, degli interventi, o addirittura una totale ricostruzione degli impianti, un abbattimento degli esistenti e una costruzione di nuovi. Non va dimenticato che ci sono vari territori, e un qualche esempio è stato fatto durante il dibattito, vari territori che hanno impianti vecchissimi, ma che sono territori con una grande potenzialità di vento, eccetera. Per cui l'idea è come fare a in qualche modo costringere il proprietario dell'impianto eolico vecchio a smantellarlo e a metterne uno nuovo. Tutta questa tematica del revamping, del repowering è importante perché consente di realizzare nuovi impianti o di migliorare grandemente gli impianti nei territori dove questi sono, nei terreni, quindi addirittura in certi casi riducendo l'occupazione dei terreni, eccetera. Ed è una prospettiva che ci sembra, è sembrato a molti dei presenti, che vada incentivata, sostenuta in vario modo. Una terza visione importante, una terza tematica importante è quella delle autorizzazioni, della burocrazia che ruota intorno alla realizzazione di questi impianti, che non solo è articolata, lunga e impegnativa, ma è anche differenziata tra regione e regione, con problematiche evidentemente notevoli da vari punti di vista. Su questo bisogna ovviamente fare uno sforzo, il tema in vero non è nuovo, ma fare uno sforzo per
per, diciamo, omogeneizzare e per standardizzare le procedure e per semplificare o eliminarle, soprattutto nei casi di repowering o di integral reconstruction, ridurle al minimo essenziale in modo da facilitare questo tipo di intervento. Il quarto punto che mi preme sottolineare riguarda il livello degli investimenti, come agevolare o come un partecipante al dibattito ha detto riattrarre gli investimenti esteri nel nostro paese o gli investimenti rinnovati che sono letteralmente crollati negli ultimi anni. E questo è un tema importante. Le risorse finanziarie, come al solito, ce ne sono e ce ne sono molto abbondanti. Si tratta di predisporre dei sistemi per attrarle. Una possibile soluzione sono i cosiddetti PPA, cioè i Power Purchase Agreement, che sono accordi in base ai quali un investitore realizza un impianto fotovoltaico, eolico e tutta la produzione, o gran parte della produzione di questo impianto viene assorbita da uno o più soggetti che si impegnano per un periodo non breve, e quando dico periodo non breve penso non meno di 10-15 anni, meglio se 20 o 25, si impegnano a rilevare, a prendere tutta la produzione degli impianti eolici. Ecco, queste soluzioni sono importanti, sono previste anche nella SEN, sono descritte anche nella SEN, e bisogna fare qua uno sforzo, anche in un certo senso, di fantasia e di comunicazione per indurre allo sviluppo di queste forme di finanziamento che già esistono, già in qualche caso sono state applicate. È stato citato da E2I alcuni casi dove loro sono già ricorsi a questi modi di finanziamento, ma questo è uno strumento importante che ha avuto una grande affermazione e diffusione, soprattutto negli Stati Uniti. Un ultimo punto, se vogliamo, è il ruolo spesso un po' dimenticato dell'industria idroelettrica. L'industria idroelettrica, la produzione di energia attraverso, appunto, impianti idroelettrici, è importante, ha un ruolo rilevante, vale il 40% circa della produzione rinnovabile, ma si trova di fronte a un impasse regolatorio che va sicuramente superato, e in questo senso ci siamo resi disponibili a costruire un tavolo di dibattito in modo da fare le opportune azioni affinché, diciamo, il tema, questa impasse, sia tolto o superato, perché solo se si supera questa impasse potranno, che riguarda in sostanza il rinnovo delle concessioni, si potrà veramente pensare a degli investimenti che non solo consentiranno di aumentare la capacità di questa specifica fonte rinnovabile, ma eviteranno la ipotesi non escludibile oggi di chiusura di talune impianti, con effetto ovviamente di ridurre quanto è disponibile. Basta.